Ha preso il via l'iniziativa del Comune di Bolzano in collaborazione con Azienda Servizi Sociali e le associazioni Donne in Isagea e La Strada. Lo scopo è quello di lanciare una rete di servizi di contrasto e prevenzione alla violenza alle donne. Una comunità in rete per contrastare la violenza di genere. Successo per la prima giornata di formazione sul tema la violenza contro le donne. Riconosciamola. Parole, indicatori e strumenti. Un fatto risaputo, un'analisi sociale e politica fatta a più riprese e che punta non solo alla sensibilizzazione ma alla conoscenza completa di un male che riempie ormai molto spesso pagine e pagine di quotidiani. La violenza contro le donne è stata dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come un problema di salute pubblica, dal Consiglio d'Europa e dall'ONU come un problema di violazione dei diritti umani di fronte al quale gli stati e ogni pubblica istituzione competente ad intervenire si deve mobilitare. Dalle parole della studiosa americana Robin Morgan, la conoscenza è potere e l'assenza di conoscenza ha un significato politico. E fino a quando stupri, maltrattamenti, molestie sessuali, le violenze contro le donne saranno questioni di cui non si parla e su cui non si fa ricerca. Una quantità enorme di sofferenza umana rimarrà irriconoscibile e priva di cure. Appuntamento ora al prossimo incontro, le trasformazioni dei modelli familiari che si terrà il 9 giugno dalle 9 alle 12:30 e dalle 14 alle 17 nella sala 2 di Piazza Parrocchia.